Io questo percorso, questa camminata l'ho fatta non come genitore di un prezioso figlio con le caratteristiche della sindrome autistica, ma come insegnante. Come insegnante mi è capitato di avere in classe la fortuna e l'onore di avere bambini che hanno queste caratteristiche e mi sono innamorata. Mi sono innamorata e ho proseguito i miei studi con passione e c'è come una calamita che mi attira ogni volta che sento parlare di autismo e quando Valentino qualche mese fa ha proposto questa camminata, la calamita è passata proprio già via WhatsApp. Una delle cose che ha sempre chiesto Valentino è che gli insegnanti che lavorano con i ragazzi, con i bambini, con le caratteristiche della sindrome autistica siano preparati. Tanti insegnanti, per svariati motivi, perché non è facile prima di tutto, non sono preparati, non hanno quella propensione. Stamattina stavamo parlando, a me veniva da dire un insegnante dovrebbe fare un passo indietro e Valentino ha detto una cosa meravigliosa, ha detto no, dovrebbe fare un passo avanti. Un passo indietro per non fare danni, perché purtroppo danni se ne fanno tanti, un passo avanti per crescere. Questa nostra camminata assieme, che come abbiamo detto anche nei nostri video che abbiamo cercato di fare ogni giorno per comunicare qualcosa a tutte le persone che seguivano, è una camminata, verso una qualità diversa per i vostri figli, i nostri figli, i nostri alunni, per diventare, un po' migliori, per imparare a fare un passo più lungo della gamba. E allenare la nostra mente, allenare il nostro fisico a sapere che si può diventare migliori camminando. L'altro giorno abbiamo fatto una delle tappe forse più impegnative, dopo quella di Mesola, che è quella della via di San Francesco, verso, la tappa di ieri, Fraticciola, e abbiamo camminato per più di 8 ore. A un certo punto andavamo avanti perché insomma, non ci si poteva assolutamente fermare, ma è stata una tappa veramente impegnativa e spettacolare. E io mi dicevo, se mi chiedevo, ogni tanto con mio marito avrei voluto andare a piedi a farla, ho detto se fossimo in due non la faremmo perché è troppo impegnativa, forse senza una grossissima motivazione. Con loro si può, con una forte motivazione si può fare tutto. Anche quello che non si penserebbe mai di poter fare, come Valentino ci ha dimostrato. Quindi la forza del creare rete, dello stare assieme, crea delle cose meravigliose e l'energia che poi arrivava anche da casa moltiplicava la nostra e quindi grazie a tutti.